Antonino Galletti, Consiglio dell'Ordine di Roma, che insieme al Consiglio dell'Ordine di Rieti ha patrocinato questa iniziativa dei salotti letterari. Grazie, grazie a tutti, grazie. Grazie Antonella, devo dire che questa volta alzi il tiro, perché fino adesso la sfida era tra magistrati e avvocati, adesso invece scende in campo Presidente Bertinotti e spariglia un po' le carte, e quindi vedremo come finirà questa contesa all'ultima pagina. L'argomento è sicuramente interessante, un dibattito sempre attuale, quell'oggetto del testo che oggi viene, del libro che oggi viene presentato, e quindi mi fa piacere che sia presentato, che ci sia una partecipazione di colleghi, ed è per questo che il Consiglio dell'Ordine ha voluto dare il patrocinio. Non mi nascondo poi anche un po' la curiosità di conoscere la senatrice Binetti, che invece ha avversato ed ha vinto nella sfida al Collegio Portuense, se non sbaglio, contro il nostro Presidente dell'Ordine, che aveva deciso di scendere in campo e che invece è stato battuto dalla senatrice. Quindi faceva piacere anche conoscerla personalmente, sia per farle i complimenti e sia perché, a dire il vero, io non ero stato dei principali fautori di questa discesa in campo e quindi temevo l'esito finale che poi c'è stato, e quindi ecco, appunto, le faccio i complimenti e le congratulazioni, visto che è stata neoeletta. Anche per, tra l'altro, l'ho sempre seguita per quello che ha fatto in materia di giochi, ed è una delle poche voci che credo si batta contro le lobby del gioco lecito e meno lecito, e a favore invece della tutela e della libertà dei consumatori e dei cittadini, quindi mi faceva piacere conoscerla e farle i complimenti di persona. Detto questo, vi lascio al libro, che è l'oggetto dell'incontro, e ringrazio Antonella come sempre per l'ospitalità e per la qualità anche delle iniziative culturali che fa. Grazie.